Allora Claudio e Anna Maria Colamartini vivono a Roma, giusto? Sì. Siamo sposati da 26 anni, abbiamo due figli. 27. Abbiamo due figli, 23 e 15. Ci siamo conosciuti sul posto di lavoro, quindi da giovanissimi. E come tutti io immaginavo il matrimonio come il massimo della vita, un matrimonio fondato sul sacramento del matrimonio e quindi sull'indissolubilità del matrimonio. Sì, come diceva Anna Maria, ci siamo conosciuti sul posto di lavoro. Io poi sono partito per il militare. Proprio nel periodo del militare ci siamo fidanzati, quel periodo lì, proprio quando sono partito per il militare, però ecco, abbiamo capito tutti e due che in realtà tra di noi, visto che eravamo colleghi di lavoro, non c'era soltanto un'amicizia, ma c'era qualcosa di un po' più di profondo. E quindi la prima licenza ci siamo messi insieme, la seconda licenza ho conosciuto i suoi, quindi insomma abbiamo accelerato un attimino le date. Sì, ovviamente dopo 3 anni ci siamo sposati. E, ci siamo sposati molto giovani, c'erano delle piccole, sembravano piccole difficoltà come tutte le coppie. E quindi tra alti e bassi, però insomma andavamo avanti. Io ero molto legata alla fede, quindi comunque frequentavo la parrocchia, andavo a messa, mentre lui era un po' fuori. Fino a quando, dopo 10 anni di matrimonio, io non riuscivo a capire, avevo fatto anche dei percorsi psicologici, ero stata da vari psicologi, ero stata da consulenti familiari, perché lui era un po' strano, non riuscivo ad individuare cosa non ci accomunava, niente. Lui però quando veniva comunque nei colloqui anche di coppia, non parlava. Diceva che secondo lui andava tutto bene, che ero io che forse travisavo la nostra situazione, va bene. Finché un giorno mi arriva una telefonata, una ragazza, e mi dice: guarda, tu sei la moglie di Claudio? Sì. Guarda, io ti volevo avvisare che tuo marito mi importuna. Io dico: ma forse ha sbagliato il numero, non è, sì, mio marito si chiama Claudio, ma non è lui. No, io ti dico che questo è il tuo numero e è molto tempo che lui mi importuna, io ho pensato di avvisarti. Io in quel momento non so se ho pensato la prima cosa, no, non è possibile, sicuramente stanno sbagliando. Forse questo è qualcuno che mi vuole fare uno scherzo, mi vuole, non lo so, rovinare la vita. Avevo già una figlia, avevo una bambina di 8 anni, erano 4 anni che provavamo ad avere un altro figlio e non veniva. Poi c'erano queste incomprensioni, quindi nemmeno io facevo niente per avere un'altra gravidanza, perché non veniva, dico vabbè, c'erano queste tensioni e quindi mi ero fermata. E lui non era a casa quel giorno, lo chiamo e gli dico: vieni a casa, ti devo dire una cosa. E arriva e gli dico: guarda, sta succedendo questo. Lui mi dice: no, ma visti, non è possibile. E dobbiamo andare a fare una denuncia, perché questa non è proprio possibile, questa sarà una persona squilibrata. Andiamo in caserma, io lo porto in caserma davanti ai carabinieri, gli dico: fai la denuncia. Lui dice: no, ma lasciamo stare. Poi il carabiniere dice: ma signora, è proprio convinta di voler denunciare questa persona? Insomma, la denuncia non si fa. Vabbè, in poche parole, ci abbiamo messo una settimana d'inferno,
Dopo una settimana lui mi ha detto sì, è tutto vero. E da quel punto io ho detto, beh Gesù, forse non volevi che questa nostra storia continuasse. E quindi decido, preda a una crisi, non sapevo se fare la finita, però guardavo mia figlia e pensavo non posso farlo. Vado dai miei, mi siedo disperata e gli dico io lascio mio marito. Perché non ci sono più presupposti per andare avanti? No, ma ci hai pensato bene, c'hai una figlia. Io gli dico il perché. Gli dico non ci sono successe delle cose che non... E mi sento male. Vado dal mio medico e gli dico io dottore sto male perché è successo questo e questo e questo. Il medico sapeva che io stavo cercando un'altra gravidanza e avevo fatto decine di test di gravidanza tutti negativi e mi dice io voglio prendere qualcosa per dormire, per calmarmi, perché non so dove andare, non voglio più andare a casa, me ne voglio andare, non lo so. Il dottore mi dice adesso fermati, tu stai qua, però ti fai un test di gravidanza. Dico no dottore, ma è impossibile, sono 4 anni, adesso facciamo un test di gravidanza e poi decidiamo da farsi. Indovinate com'era il test di gravidanza? Era positivo. Ho detto Gesù, allora che devo fare? Questa sarà la tua volontà? Non era un periodo semplice dentro casa, anche se ero consapevole che gli errori erano i miei, quindi insomma, però non avevo la forza di chiedere scusa, di dirgli se ero sbagliato, quindi magari di cercare quel perdono, ma in quel periodo nasceva in me il fatto di essere giudicato, accusato, anche se giustamente, perché insomma, alla fine ero io quello che era. Però era troppo dura, erano discussioni continue, quindi non c'erano forse più i presupposti per andare avanti. Noi non conoscevamo ancora il movimento. In quel periodo un nostro amico, forse conoscendo un pochettino la nostra storia, ci propose di partecipare a un congresso degli aderenti del Movimento dei Popolari. E lì noi, tutti e due, mettevamo delle scuse che per non poterci andare, il lavoro, non ci abbiamo tempo, di qua e di là. E Francesco, questo amico, uno ad uno ha spussato questi problemi, ci ha messo davanti allo stato di fatto che potevamo andarci senza nessuna scusa. E siamo andati a questo congresso degli aderenti. E lì c'è stato un po'. Al congresso degli aderenti siamo rimasti, a questo congresso del Movimento dei Popolari noi non conoscevamo Chiara Lubich per sentito dire, ma abbiamo scoperto delle cose che ci hanno proprio colpito, in quanto non so se tutti sapete che Chiara si chiama come primo nome Silvia, come secondo nome Chiara. Nostra figlia si chiama Silvia come secondo nome Chiara. Il secondo figlio poi è nato, fortunatamente, si chiama Stefano, che è nato il 22 gennaio, il giorno del compleanno di Chiara Lubich. Noi abbiamo saputo tutte queste cose quel giorno e abbiamo detto che Chiara ci chiamava, che Gesù era con noi, soprattutto era con me, che è stato il mio sposo per un periodo di tempo. Che io non accettavo di perdonare mio marito, era solo Gesù. E grazie a lui sono riuscita a fare
questo passo del perdono, e anche se ho sofferto, e ecco, come diceva prima il sacerdote, quella ferita c'è, però, perché fa parte della nostra vita, però basta affidarsi a Dio e andare avanti. Effettivamente proprio in quel congresso io ho visto un pochettino cambiata Anna Maria, anche se non è che filava tutto liscio, insomma, però magari non era più con un tono accusatorio, con un tono di giudizio, ma insomma, tra virgolette, si era ammorbidita un pochettino. E sinceramente io non pensavo che umanamente fosse possibile perdonare, ma ci deve essere qualcosa di più alto per permettere a un umano, a una Maria, di potermi perdonare. La cosa... Diceva Nicola... scusa, ho sbagliato. Vivere l'esperienza del perdono è una cosa che ti fa veramente, ti fa innalzare. Io non ho avuto nessuno di essere perdonato, perché probabilmente ha fatto qualche sbaglio, ma chi c'è passato lo sa benissimo quello che significa, e sa benissimo i sentimenti che si provano. Poi ecco, la cosa che rimane dentro è quello di aver fatto uno sbaglio. E io credo forse essere perdonati è più semplice che perdonarsi. Perdonare se stessi degli sbagli è difficilissimo, ci vuole tantissimo tempo e non so se ci si riesce. Però sentire vicino una persona che è riuscita a perdonare, questo ti dà la forza, la voglia di provarci, perché ecco, vivere insieme, vivere la vita di coppia, vivere la vita di famiglia, oggi posso dire, è la cosa più bella di questo mondo. Eppure dare le vostre esperienze, le nostre, a qualcun altro è soprattutto per dare quell'là, per dare quello spunto e per cercare di spiegare, ma forse immediatamente, che il perdono è possibile, che Gesù è misericordioso.